Allora, vediamo un po'. Ah, lì c'è uno che dorme. E vabbè. Lasciamolo lì. Poi. Ok. Mo come passo? Aspetta. No, non c'è un modo per tipo salire da qui. Merda, sto bruciando vivo. Vabbè. E allora niente, mi sa che devo usare le maniere forti perché... No, i super soldati ho scoperto non si possono uccidere in stealth, ovviamente. Come avevo già pensato, già immaginato. E volendo puoi andargli dietro, gli tagli come se gli tagliassi tipo dei tubi del carburante e poi gli dai fuoco, una cosa del genere. Però non è che puoi ucciderlo così, guarda. Ecco, gli tagli questo, poi spari, esplode, ma non è che muore, purtroppo. L'hai solo danneggiato. Aspetta. Ok. Immaginavo. Sento, sono dei droni. Eccolo lì. Ok. Solo... No, c'è solo quello. Ah, un altro qua. Ma ne avevo visto un altro. Eccolo lì. Sta avvicinando. Madonna, fatemi entrare. Fatemi entrare un attimo. Ok, un attimo, in pausa. Vediamo. Ah, già perché è giusto. Sì, lo danneggi. Ok, dammi un'arma, scusa. Ah, ciao, ok. Vediamo. Avevo sentito. Ottimo. Oh. Maledetti. Un po' di carburante. Ok. Mi ricarico. C'è più nessuno? Al massimo. Anche qua c'era. Va bene. Ah, devo sfondare lì, forse. Vediamo. Però Merda, sto bruciando vivo. Ah, ma è un vicolo cieco. Ah, di là. Ah, qui, Madonna. Ma quello è un lavoratore normale. Vabbè, è comunque un nazista. Ottimo. Lì si mettono a parlottare. Però non ha fatto una piega. Ok. Ottimo. Che? Ah, ma sono quei cosi. Oddio. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo proprio. Cavolo, è vero che esplode, vabbè, fa niente. Ok. Va bene, andiamo qua. Ok.
attiva l'ascensore. Andiamo. Sarà anche un paesaggio infernale, ma questa vista è impagabile. Ma insomma, sembra di essere vicino a un vulcano, però. Ah no, ok, sembrava strano. Guarda, vedo la testolina. Ecco. Dov'è che è? Ok, è esploso tutto. Ok. Basta. Qui fanno anche ricerche. Questa è nuova, cos'è? Ma io non volevo far baccano, francamente. È un'arma a energia. Ah. Vediamo. Ah, così carichi. La Madonna. Vabbè, me la tengo, direi. Vabbè. Ah, ok. Ah, si deve tenere sempre premuto, ok. Si sta morendo, ma... cioè... figata. Ah, si può andare di qua. Aspetta, però io vado di qua. No, no, allora di là devo andare, va bene. Ok, sono di nuovo fuori. Sono morti tutti. Aspetta, devo tenerla. Ok, no, non c'è più nessuno. Cioè, il punto debole è che ha bisogno di qualche secondo per caricarsi. Però poi, quando spari, c'è una nascia. Merda, sto bruciando vivo. Ehi, sì, non ti preoccupare. C'è un nastro. No, la, ce l'ha fatta mollare. Ok, aspetta. E vabbè, cavolo. E vabbè. E niente, diciamo addio all'arma. Déjà vu. Ok. Aspetta, quello non mi ha visto. Che culo. Ma che culo a sto giro. Aspetta. Ok. Ah no, eccola lì. La nostra arma. Stai zitto. Dai. Posso alzare, ok. Ok. La riprendo, eh. Ah, ci sono dei comandanti qua. Aspetta un attimo, sono tentato, ma io voglio provarci almeno. Aspetta, farla stealth. L'arma è sempre qui. L'arma, aspetta un attimo che la prendo. Quando mi serve la metto qua, ecco. Se mi serve. Aspetta. Ma... ok.
Ok. Ottimo. E andrei su io. Allora, un comandante è di qua. Ho girato di spalle. È qui. Ok. È il primo andato. Va bene. Va bene. Ok. E l'altro comandante, beh, sarà per forza di qua, visto che lo indica di qui. Oddio. Vabbè, sono tutti due di spalle. Ok. Ah, di là, di là. No, non disponibile. Devo andare più avanti. Benvenuto all'Oberkommando. Popolazione, un mucchio di stronzi. Dove avete messo i miei codici Odin, bastardi? Beh, lo dicevo. Ma porca vacca, ok. Cavolo. No, però non ha fatto scattare niente. Posso. Sono in due. Merda. Ok. Allora, di qua. Segnale rilevato. Sì. Ah, mi ha quasi visto qualcuno. No, perché il tempo rallenta quando quasi. Quando qualcuno. Ok, mi vede. Là c'è un super soldato. Allora, se faccio fuori, diciamo gli sgherri prima. Ci provo almeno. Merda, ecco, appunto. Ci provo. Oh, ancora questo. Non si apre. No. Maledizione. Allora, far la stealth è veramente molto 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 difficile. Ma anche dopo che si viene scoperti è difficile. Ma porca vacca. Ma cavolo. È ancora vivo? Ma si è buggato così? Si è buggato così? Ecco, è meglio. Va bene, ok. Allora, dicevo, far la stealth è quasi impossibile. Però
questo, facciamo così, rifacciamo perdere un po' di carburante. Poi arrivano in massa quando veniamo scoperti, come avete visto, anche il cagnolone lì, perciò mizia, tutte e tre lì e sono... Ok. Ok, poi. Esatto. Aspetta che mo arriva. Ok, oh, benissimo. Aspetta, eh. Pesantemente. Porca vacca, 5 di vita. Beh, abbiamo un botto di colpi, però Madonna santa. Ok. Sì, ho trovato l'angolino. Trovato. Oh. Qualcun altro, sì. Quello là però è quello là distante. Vediamo che giro fa, se sta là. Oh, forse l'ho preso, incredibile. Aspetta, io volevo un po' di vita. Che arma ha? Ah, il... ok. Qua che ne arriva un altro. Adesso non... no, non voglio togliermi la vita da solo. Ci manca solo quello. È lì, ma non... no, no, lasciamo perdere, va. Qua, ah, è la stessa posizione dell'altro. Guarda. Esatto. L'ho visto, ho visto un'ombra muoversi. Sarà il comandante. Faccio un po' di corazza. Ok. Ok. L'ho visto il comandante. Aspetta. Sì, che mira. Ok. Benvenuti all'Oberkommando. Ok, ora devo raggiungere in qualche modo il terminale principale e trovare i codici Odin per la missione dell'Ausmerzer. Ok, aspetta. Aspetta un attimo. Mi dà un'occhiata in giro. Ah, lì. Un po' di vita, la carta. Nel munizione. Dubbio spacca tutto. Sì. Mi è premuto per esaminare. Ah, e posto del comandante Holzer. Ho avvertito il generale Enger con grande soddisfazione che il nuovo sistema di difesa automatico Odin è stato implementato con successo. I codici Odin ora sono la vostra priorità. Dovete tenerli al sicuro e lontani da possibili manomissioni. Intesi? Se qualcuno dovesse mettere le mani su quei codici avrebbe accesso illimitato all'Ausmerzer, il che sarebbe disastroso. A proposito, ho notato che gli addetti alla manutenzione hanno ancora sigillato il buco sotto la cupola del centro di comando, come avevo richiesto. Magari quel passaggio offrirà anche una facile via d'accesso ai tecnici più pigri per sintonizzare i comandi, ma è una falla nella sicurezza e perciò è inaccettabile. Vedete di installare almeno un portello protetto da codice. Controllerò di nuovo fra 3 giorni. Comandante... ah, quindi c'è una botola qua. Aspetta. Esatto, dove indicava? Qui? Aspetta, ecco.
Ok. Aspetta. Ok, oh, siamo dentro, perfetto. Perfetto. Codici Odin, dove siete? Eccovi. Piace, eh? Uccellino? È meglio se te ne vai adesso. Il mio passaggio è qui. Sì, abbiamo preso anche un disco volante. Le luci d'emergenza sono accese. Dove sono tutti? C'è qualcosa che non va. Stai pronto a tutto? Mm? Che succede, scusa? È tutto buio. Sorpresa! Oh, madonna. Alla tua, Capitan America. Alla tua, Capitan America. Mi sembrava già strano, va bene. Blasco. Spegni le candeline. Sì! Non credevo di arrivare fin qui. Alla tua, fratello Blaskovic, il figlio di puttana più duro di sempre. Cazzo. Questa sì che è un'ottima torta alle banane. L'ha fatta Max. Vexos! Oh. Certe frasi non sono doppiate. Cioè, pure dovrebbero esserlo, ma c'è un errore. Oh, vabbè, meno male ci sono stupito. Allora. Com'era Venere? Mi hai portato almeno un regalino? Beh, il negozio di souvenir era chiuso, ma ti ho preso questa. Porca troia, Blaskovic. Devo assolutamente parlarti del Silverfish. È il nome della nave? Molto piccola. Seigrun. Sì, Frau Grace? Senti, mi servono i tuoi occhi da nazista per questa. Non sono una nazista! Che se ne frega. Devi decifrare i codici dell'Odin, così potremo disattivare il sistema difensivo e conquistare l'Ausperzer. Sì, Frau Grace. Ma per favore, la smetta di chiamarmi nazista! Oh, quanto mi dispiace. Ho ferito i tuoi sentimenti da nazista? Fattene una ragione. Sei ancora qui? Ma che cazzo, porca puttana. Oh, merda, ora si balla. Oh, ma perché è data a tutti male, dai? Sì. Compagni! Fratelli e sorelle, grazie mille a tutti. Domani spareremo ai nazisti finché non finiremo i proiettili. Ma questa sera? Questa sera è per Blaskovic! Ah! Urrà, urrà! Non il tuo? Ma il tuo! Urrà, urrà! Forza, forza, forza! Vai, alla grande! Urrà! Forti, Jay! Sì! Sì, urrà, urrà! Oh, porca troia, che schifo! Qualcuno ha cagato fuori dal cesso! Oh, ma che cazzo! Evviva! Non sono do... No, boh. Vabbè. Urrà, urrà! La voce di Orton, boh. Vabbè.
Questo è un donnaiolo. Vabbè. Urra, urra. Nexus, Nexus. Forza, dagli un Nexus. Pugno. Nexus, Nexus. Forza, dagli un pugno. Non gli fai niente. Fergus, basta. Cazzo, molla, mia ragazza. Basta. Ehi, sono un cazzo di tenente colonnello. Ehi, Pippo, urra! Salute! Whisky? Per il primo Orton abbiamo usato il mais. A volte invece l'orzo, ma penso... Beh, a me piace la segale, ma di solito lui... Fuori servizio, sì. Fergus? Svegliati, bello, sei di turno. Ehi, dov'è il tuo braccio? Grace, che succede? Il nostro pilota è ancora sbronzo e dovremmo già essere in volo. Beh, di sicuro non può volare con un braccio solo, cazzo. Ok, Orton, Anya, fategli bere del caffè o qualcosa del genere. E Blaskovich, trova il dannato braccio di Fergus prima che l'intera operazione vada completamente a puttane, che cazzo! Fergus? 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 Ehi, mi senti? Ehi. Fergus, sono Anya. Direi di no. Ehi! Beh, sono divertiti anche troppo, secondo me. Ma no, povera... Non ho visto il braccio di Fergus. Povera, non mi ricordo il nome. La figlia di Frau Wenger. Dai, perché la trattano male? Poi adesso... Vuoi vedere che ci tradisce? No, spero di no, Però... Allora, Fergus è qua. Ah no, questo è il tiro. Non so se c'era qua il braccio. Vabbè, cerchiamo in giro.